delle 9 ricorrenze del termine legge che si trovano nel Vangelo di Luca, ben 5 le incontriamo nella pericope che stiamo per leggere. Il termine legge che noi abbiamo in italiano è la resa della traduzione del termine greco nomos. Però il nomos non rende giustizia al termine ebraico che troviamo anche nell'Antico Testamento di Torah. Torah infatti non è legge come intendiamo noi. Torah significa più insegnamento, istruzione, indicazioni che vengono date e sono tutti termini tipici della pedagogia. Ecco perché Israele si sente privilegiato come popolo proprio per il fatto che riceve la legge direttamente da Dio. Una legge che secondo la Bibbia dà la possibilità ad Israele di vivere pienamente nella prosperità, nella benedizione e nella pace, nella relazione tra gli uomini, ma soprattutto nella relazione con il Creatore, con Dio. Ma leggiamo direttamente quindi dal Vangelo di Luca al capitolo 2, versetti prima 22, 24 e poi 39, 40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Versetto 39. Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Per ben 5 volte quindi troviamo legge, intesa come istruzioni, applicate a questa famiglia, la famiglia di Nazareth, Giuseppe, Maria e il bambino Gesù, che seguono la legge di Mosè. E secondo la legge vanno a Gerusalemme, in particolare per Maria, perché dopo il parto la donna doveva attendere 40 giorni per la così chiamata purificazione cultuale che non aveva nessun connotato morale. Dopo i 40 giorni si presentava al Tempio e offriva, secondo la legge, cioè il libro del Levitico, un agnello. Ma se non aveva la possibilità economica questa famiglia di offrire un agnello, poteva offrire una coppia di colombi, cosa che avviene per la nostra famiglia di Nazareth. Inoltre presentarono, dice il Vangelo, il bambino Gesù, lo offrirono al Signore. La legge in realtà prevedeva per il maschio primogenito il pagamento del riscatto di 5 sicli e non l'offerta. Di fatto per Giovanni Battista Luca non ne parla. Allora vediamo adesso di prendere degli spunti per la nostra sacra famiglia di Nazareth. È una famiglia che vive del loro lavoro. Giuseppe, sappiamo dai Vangeli, era un falegname e vive del lavoro delle sue mani. Non sono ricchi, non hanno chissà che possibilità economiche, vivono nella dipendenza del Signore. La ricchezza, noi sappiamo dal Vangelo, non è male in se stessa, ma per il fatto che il cuore dell'uomo facilmente si lega, può diventare mammona, cioè quando noi poniamo la nostra fiducia nei beni materiali e non dipendiamo dal Signore. Quindi la famiglia di Nazareth vive del lavoro onesto, del lavoro delle mani di Giuseppe e dipende dal Signore. Questo è un modello anche per noi. Il secondo punto riguarda il figlio. Il figlio lo presentano, ma letteralmente lo mettono a disposizione del Signore, di Dio. Questo è importante per le nostre famiglie. I figli non ci appartengono, non appartengono ai genitori. I figli sono del Signore. Noi siamo tutti del Signore. Il Signore ci ha riscattati. Ed è importante che ogni persona, quindi i figli anche, e realizzino nella loro vita il progetto del Signore. Quindi da subito è una istanza interiore che dobbiamo avere di libertà, di offrirlo, di metterlo a disposizione del Signore, di non voler pilotare noi la vita dei nostri figli, ma soprattutto seguirla con la preghiera e con la offerta nell'intimo del cuore al Signore. Questo è importante e anche proprio nella relazione con il figlio. E poi quello che dà, diciamo così, colore a tutta questa icona, la fedeltà alla legge. La legge del Signore applicata da libertà,
dà gioia, è la legge dell'amore in definitiva, la quale dà veramente di poter crescere, di poter vivere la beatitudine e la prosperità che il Signore vuole per noi. Chi è veramente libero segue la legge del Signore. Sembra un paradosso, ma è così, è frutto della libertà, una decisione che scaturisce dalla libertà. Se anche noi mettiamo in pratica questi semplici concetti, ma fondamentali, possiamo vivere nella beatitudine, nella gioia e nella pace che il Signore vuole per tutte le nostre famiglie. Quindi fedeltà alla legge, quindi una povertà che non vuol dire non avere, ma vuol dire condividere, quindi dipendere dal Signore e lasciare la libertà ai figli, metterli a disposizione fin da piccoli al Signore affinché si realizzi quanto il Signore vuole per la loro vita. Questo è l'augurio e la preghiera. Tanti saluti dal lago di Tiberiade.